Brutto movimento, non mi piace, non mi piace. Non ci siamo salutati ancora, buongiorno a tutti e ci vediamo sullo spot di pesca. Ciao ragazzi, mi sono portato con il motore principale sul punto, mi ci sono avvicinato con il motor guide e in questo momento mi sono anche ancorato. Davide, ci prepariamo un attimo gli artificiali, vogliamo far vedere le nostre cassette? Sì, ecco qui, questa qui è la mia, questa qui è la tua. Ora prendiamo le nostre canne. Quindi oggi esche siliconiche. Davide, che dici? Grande scelta. Vediamo anche un po' in base alla corrente che troveremo e cambieremo eventualmente l'artificiale utilizzando una testa pompata magari diversa dall'altra. Quindi io comincerò con questa qui. In questo momento ho aperto l'archetto del mio mulinello, il calamaro sta scendendo giù, sta già a circa 40 metri, sta planando piano 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 piano. Speriamo che siamo precisi e c'è un bel pesce ad aspettarci. Ragazzi, grande mangiata, ragazzi, grande mangiata. Messo la testa sotto, ragazzi. Pesce, pesce importante. Ha fatto un brutto movimento, brutto movimento. Brutto movimento, non mi piace, non mi piace. Tagliato vicino alla pietra. Sì, ho appena perso un pescione esagerato. Purtroppo ha sfrizionato il mulinello, per quanto era, la frizione era abbastanza chiusa. Non c'è stato niente da fare, mi ha tirato comunque in tana e niente, spezzato comunque vicino alla roccia. Ho sentito in due occasioni leggermente di toccare con il terminale vicino alla roccia, ha tagliato, ho perso un grande pesce.
siamo appena ritornati su uno spot che l'ultima volta ci ha lasciato un attimino con l'amaro in bocca. Eh sì. Quindi abbiamo un conto in sospeso con un'amica giù in fondo al mare, cernia bianca molto probabilmente. E che dire, Davide? Vediamo un po'. Di rifarci. Pesce in canna. Lo tengo un attimo bloccato perché ha messo la testa giù. Pesce grosso, Davide. Ora capisco perché Gianmarco si affanna, Davide. Perché effettivamente il cuore in gola. Il pesce l'ho staccato, L'ho staccato. Aia. Aia. Aia! Un po' scordinato, Davide, nei movimenti, mi sono stancato. Aia, 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 aia! 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 Davide sta a 10 metri. Lo vedo sulle coste andaglie. Aia, aia! Davide, prendi il guadino. Davide è una bestia. Cerniuna. Davide è una bestia. E me la sono meritata, ragazzi. Perché l'altra volta l'ho persa. L'ho persa. Ora c'è. Bel pescione. L'emozione che si vive a catturare questi pesci. Bellissima, ragazzi. Davide sull'assist. Sì, ho mangiato. Solo sull'assist. L'esca principale, diciamo l'amo principale, è libero. Davide è grande, Davide, 15 kg ci sono tutti, bellissima, bellissima! La battuta di pesca si è conclusa veramente in modo eccellente. Ci eravamo ripromessi di ritornare su questo spot perché nella battuta di pesca precedente c'era andata un pelino male, ma ci siamo rifatti alla grande. Il video, se vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e continuate a seguirci. Ciao. Wow!